Bella raga, riaccoci con K-Star Rail. Allora, abbiamo provato Inhibitor e abbiamo clearato Memory of Chaos. Con Inhibitor, poi l'ho clearato anche su un altro account, molto più facilmente senza, tra l'altro. Ma comunque, il personaggio chiaramente è ottimo. Il problema è che in realtà non è un problema in sé per sé, forse è una cosa positiva in realtà, è che ha 1 miliardo di team, possibilità, build. E che potete fare? Quindi quello che faremo oggi è parlare di 2 build specifiche e poi parlare in generale di Inhibitor in una versione un po' diversa, insomma. Ora, il primo team della quale parliamo oggi è un team dove utilizziamo Inhibitor, Bronya, Tingyun e un healer che può essere Luosha, può essere Natasha, Bailo, quello che volete, ok? Questo è il primo team della quale parliamo oggi che è quello che mi ha permesso di clearare con zero problemi tutto il memory. E un altro team che ha zero problemi a clearare il memory è chiaramente sempre Inhibitor, con Tingyun più un altro personaggio che può essere Silverwolf, può essere Pela, può essere... No, basta. Probabilmente Silverwolf e Pela sono i migliori. Forse si può fare anche con Asta, ma teniamo Silverwolf e Pela come esempio, e poi sempre il nostro healer, quindi diciamo che la base del team è un po' questa e ha un tech speciale, e poi diciamo che parliamo di team che utilizzano Inhibitor in generale, ma con build full attacco, quindi sì, avete capito bene, i primi 2 team si basano su un Inhibitor che gioca in qualche modo speed, ma non necessariamente le scarpe, e adesso ci arriviamo, mentre poi parliamo di team che giocano un Inhibitor lento, quindi senza speed da nessuna parte, dove lì le opzioni sono così ampie che è impossibile fare degli esempi specifici, quindi semplicemente faremo dei riferimenti a quei team lì, ok? Perché altrimenti questo video potrebbe durare 24 ore. Dunque, detto questo, andiamo nel Catalab, come lo chiamo io, e iniziamo da lì e poi torniamo a vederlo in game eventualmente. Allora, primo team è quello che abbiamo visto prima, Tingyun, Bronya, healer, e però Luosha è chiaramente più comodo, ma healer e Inhibitor. Cose fondamentali con questo team: Bronya è la più lenta del team, e Luosha e Tingyun possibilmente più veloci di Inhibitor e Inhibitor più veloce di Bronya, tutti sopra i 134. Questa è l'idea di base. Lightgun consigliate ma non necessarie sono Machine Cogs su Tingyun, ma va benissimo anche Memories of the Past a un certo super impose, insomma più super impose meglio è, e in realtà su Bronya potete anche usare The Battle Isn't Over, insomma, o qualsiasi cosa sia, insomma non è un problema, d'accordo? Non è necessaria, ma sono consigliate. Ora, parlando di come ci muoviamo con questo team, cosa fondamentale in memory, quello che facciamo è utilizzare le technique di Tingyun per mandarla a max energy, la technique di Bronya, quella di Luosha se volete, insomma, in teoria va benissimo così, e dobbiamo partire sempre obbligatoriamente con quella di Inhibitor per la squama extra. Chiaramente il discorso della technique con Inhibitor va fatto letteralmente sempre, d'accordo? Cioè, partite sempre con la tecnica di Inhibitor, anche se i nemici non sono deboli all'immaginary, perché quello skill point extra aiuta tutta la rotazione. Come funziona la nostra rotazione? Beh, di base iniziamo con Tingyun che ulta e skilla Inhibitor. Inhibitor fa l'attacco base, Luosha fa l'attacco base, Bronya usa la skill su Inhibitor. Inhibitor in questo momento ha già la ulti e il triplo attacco base. Ok? E poi ripetete con attacco base, eccetera, 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 no? Quindi qua abbiamo ad esempio Tingyun che poi fa attacco base, Luosha che poi fa attacco base, Inhibitor che fa attacco base, Bronya che tira su Inhibitor e avanti così. E potete continuare con questa rotazione per tutto il Memory of Chaos, che è esattamente quello che ho fatto io con questo team. Non avete mai problemi di skill point perché avete sempre 3 generatori di skill point all'inizio e poi avete la ultimate di Inhibitor. Super spesso anche grazie a Tingyun e soprattutto grazie al fatto che Inhibitor, avendo così tanta speed, fa sempre un attacco base normale che sono 20 di energy più un triplo attacco base che sono 40. Quindi praticamente ogni rotazione di Inhibitor lui rigenera 60 di energia. Praticamente in 2 rotazioni di Inhibitor avete da ulti, per 2 rotazioni intendo attacco più Bronya che tira su Inhibitor di nuovo, d'accordo? Questo è
importantissimo e ti permette di fare una rotazione perfetta. È il team con la quale mi sono trovato meglio e funziona tremendamente bene, ma dovete rispettare i valori di speed che abbiamo detto prima. Questo team si può fare anche senza Ting Yun, con Yukong 6. Non avete la stessa frequenza di Ultimate con Inhibitor, ovviamente, ma con Yukong 6 non avete necessariamente problemi neanche di skill point, perché la 6 di Yukong poi ti permette di fare la Ultimate, come vedete, esempio, questo non è chiaramente 6 col 0, ma Yukong fa attacco base, Inhibitor attacco base, Luoshi attacco base, Bronya porta su Inhibitor, Yukong fa la Ultimate prima che Inhibitor faccia il 3-per e poi si ripete così. D'accordo? Quindi con Yukong 6 potete fare una comp molto 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 simile. In realtà si può fare anche se Yukong non ha le 6, a patto che la speed sia fatta in modo che Bronya sia l'ultima, Yukong faccia skill ultimate prima di Bronya e Bronya porti su Inhibitor Lunae, ok? Quindi diciamo che questo team si può fare in diverse versioni, ma la versione originale, perfetta, con la quale mi trovo tremendamente bene e dove questa rotazione non sbaglia mai, perché con Yukong poi non potete farla sicuramente ad ogni turno, e anche perché non avete l'energy extra rigenerata da Ting Yun che ti assicura la ultimate di Inhibitor praticamente ogni due rotazioni di Inhibitor, e per rotazioni, ripeto, intendo attacco base più triplo attacco base. E quindi andiamola a vedere in pratica, che così riesco a farvi vedere un attimo di che cosa stiamo parlando. Ok, siamo in game. Normalmente il team con Inhibitor io lo uso sempre nella fase 2, perché tutti i nemici immaginari sono in fase 2 in praticamente ogni piano. Adesso entro in qualsiasi memory giusto per farvi vedere come funziona la rotazione, ma il discorso è identico in qualsiasi piano, in qualsiasi fase, ok? Quindi abbiamo Inhibitor, abbiamo Bronya, abbiamo Ting Yun, abbiamo Luosha, d'accordo? Ora, ripeto, al posto di Luosha potete usare qualsiasi altro healer, l'importante è che rispettate la speed, è fondamentale che l'healer attacchi prima di quando Bronya porta su Inhibitor, perché avete bisogno di quello skill point extra, ok? Abbiamo Ting Yun con Machine Cogs a 145 di speed, Bronya a 136 di speed con la sua Lightcon, abbiamo Luosha a 139 di speed, quindi che attacca subito dopo Ting Yun, e abbiamo Inhibitor a 137 che attacca subito prima di Bronya. Questo è importantissimo. Se avete queste unità potete tranquillamente giocare questo team quasi in ogni piano, a prescindere che il nemico sia debole all'immaginario o meno, non fa differenza. Come ho detto, facciamo skill di Bronya, facciamo doppia Ting Yun, se volete fate il fill di Luosha o meno non cambia niente, e poi si parte di technique di Inhibitor. Questa cosa la potete fare contro ogni nemico, non fa differenza. Adesso come funziona? Chiaramente partiamo subito con Ting Yun che va su Inhibitor senza problemi. Ci sono alcuni casi dove i nemici sono super veloci e in questo caso ti attaccano, quindi Inhibitor avrebbe già la ultimate, e in quel caso lì si fa in maniera diversa. Comunque in questo caso buffiamo Inhibitor e questo è l'inizio. Dopo abbiamo tranquillamente l'attacco base di Luosha, che fate dove volete, insomma vedete voi come si muove. Adesso come vedete io qua potrei sì fare triplo attacco base, ma non ha senso per due motivi. Primo, con l'attacco base normale adesso ho la mia ultimate. Con Bronya porto su Inhibitor. Ora Inhibitor può sfruttare il suo talento al massimo, perché il suo talento gli permette di guadagnare danno extra in base al numero di hit che fa in quel turno. Quindi io con la ultimate praticamente non solo mi do skill point, ma stacco anche il talento, stacco anche il danno dato dal talento, quindi se io vado su Inhibitor ho le stack del talento che mi aumentano il danno fatto, e dopo chiaramente procedo di triplo attacco base. E questa è la rotazione di base che abbiamo visto prima, ok? Ora, da qui in poi, che cosa succede? Niente, semplicemente, come dicevo prima, ovviamente Ting Yun può andare di attacco base. Qua avete abbastanza skill point, volendo, di andare di un'altra skill di Ting Yun. Cioè, ogni volta voi potreste fare la skill di Ting Yun ignorando l'ultima stack di attacco base, perché poi Inhibitor in realtà perde una stack di Ting Yun quando Bronya lo tira su. Comunque la rotazione è identica. Attacco base di Inhibitor, attacco base di Luosha, e Bronya porta su Inhibitor. E non cambia mai. Questa rotazione è immacolata, la potete fare letteralmente ogni turno, anche perché quello che succede è che io adesso ho chiaramente Inhibitor che attacca e ho di nuovo la ultimate, ok? Quindi in realtà
Normalmente questa ultimate non la farei adesso, fatela sempre prima di fare i tre colpi base, così guadagnate il danno aumentato per poi l'attacco base potenziato da 3 skill, ma questa rotazione praticamente è letteralmente immacolata. Ora, lasciate stare gli skill point del trotter, questa roba funziona anche senza i trotter, ma in questo memory diventa super facile anche senza pensare agli skill point, perché chiaramente c'è il trotter. Se avete Bronya 1, tra l'altro, non avrete mai problemi. Se avete Alight con di Bronya, nemmeno, ok? Quindi per chi ha la possibilità di fare questo team, ve lo consiglio assolutamente. È difficile fare speed tuning, ma viene veramente bene se riuscite. Comunque, passiamo al prossimo. Allora, test numero 2, quello che chiamo cheat speed. E perché cheat speed? Perché tecnicamente noi giochiamo scarpe attacco su Imbibitor, ma gli buildiamo un po' di speed in substat, un bel po' di speed in substat. In questo caso light con obbligatoria è Dance Dance Dance, a prescindere dal superimpose, e adesso dopo ne andiamo a parlare. E poi abbiamo chiaramente Team Yun, che deve essere veloce. Tutto il nostro team deve essere sopra il 134, non importa di quanto. E il team consigliato in questo caso è Team Yun più Pela o Silver Wolf, può essere anche Asta in realtà, ma con Asta secondo me non viene abbastanza bene, purtroppo. E più un healer, ok? Qua chiaramente metto sempre Luosha come esempio, perché Luosha è il migliore, perché effettivamente non ti richiede l'uso di skill point. Non abbiamo troppi problemi di skill point neanche in questo team. Comunque, l'idea come funziona era quello che vi dicevo. L'idea di base è giocare con scarpe attacco, ma con speed che va da 118 a 123. E adesso andiamo a vedere perché è così. Utilizziamo sempre la technique per due di Ting Yun all'inizio della battaglia, è fondamentale, così che possiamo ultare appena entriamo in battaglia con Ting Yun. Questo è importantissimo, perché così procchiamo l'effetto di Dance Dance Dance. Ora, come funziona la cosa? Iniziamo con Ting Yun con la technique, ultiamo, skilliamo Imbibitor. Grazie al fatto che abbiamo fatto la ulti, Imbibitor potrà attaccare due volte, a patto che abbiamo rispettato i valori di speed con i superimpose della nostra Dance 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 in questo turno. E questo gli permette di fare doppio, triplo attacco, ok, in un turno solo, a cycle 0. È fenomenale anche questo team, funziona tremendamente bene, anche perché Luosha, Pela hanno bisogno solamente di auto-attaccare. In questo caso, tra l'altro, su Pela avete due opzioni, potreste giocare sia la Light con Resolution Shine, quella di Luca, che applica difesa anche solo con gli attacchi base, riduzione difesa anche solo con gli attacchi base, che quella di Silverwolf dell'evento, che è sempre ottima, insomma, no? Comunque, l'idea di base è ulti skill di Ting Yun, doppio attacco base, e poi facciamo ultimate più triplo attacco base di Imbibitor, attacco base di Ting Yun, attacco base di Luosha, attacco base di Pela, e poi magari ultimate di Pela, o insomma, in teoria dovreste avere anche l'ultimate di Pela, triplo attacco base, e così via, e si passa a cycle 1 o prossima wave. E anche questo team funziona tremendamente bene. Ora, cosa importante. Prima di tutto vi ricordo che ho fatto un video guida completo alla speed, come funziona, dove vi spiego esattamente anche come funziona Dance Dance Dance. Adesso, per semplificarvi la vita, questo team è molto più facile da buildare rispetto a quell'altro, a mio parere. Avete bisogno di scarpe attacco con parecchia speed in substat, ma non è così improbabile. Contate che Imbibitor ha una speed di base di 102, dovete arrivare tra i 118 e i 123. È vero, hai bisogno di pezzi specifici, però in realtà c'è chi builda due per Hackerspace per fare queste cose, e secondo me ha una certa worth, perché viene fuori veramente bene. Comunque, in base a che superimpose avete Dance Dance Dance, come vedete nella tabellina che vi ho fatto sotto, partite da un advance forward del 16% al 24%, di quanta speed avete bisogno su Imbibitor in base al superimpose di Dance Dance Dance, lo vedete lì. Quindi a S1 avete bisogno di 123 di speed o più, chiaramente, a S2 122, S3 e S4 120, a S5 potete buildare 118 di speed su Imbibitor, ok? E rispettando questi valori qua, riuscite a cittare il cycle 0 di Imbibitor grazie a Ting Yun, facendogli fare due attacchi a cycle 0, ma poi in realtà riuscite a fargli fare due attacchi anche a cycle 3. Ma in generale viene molto bene, perché quando tu hai una buona build di Imbibitor basata completamente sull'attacco, perché ricordo che stiamo buildando attacco,
può essere che riusciamo a cancellare completamente la nostra prima wave in un cycle solo, ok? È necessario? È fondamentale? Assolutamente no. E non lo è per niente, quindi andate tranquilli. Però questo attacco extra che riusciamo a dare a Inhibitor nel cycle 0 aiuta praticamente tutti gli altri cycle e aiuta anche noi a livello di danni in generale. Fare un attacco in più aiuta sempre e ci aiuta anche a clearare più velocemente il piano e più velocemente o meglio, no? Poi c'è da dire che con questa turbulence dei trotter questa roba è ancora più broken perché poi fai fuori il trotter, al nuovo cycle e di nuovo i trotter, non hai mai problemi di skill point, ma comunque andiamo a vedere in pratica come funziona questa roba. Ok, eccoci qui. Allora, andiamo con Inhibitor, andiamo con Ting Yun, andiamo con Silver Wolf Opella o Yukong, però consiglio Silver Wolf Opella in questo caso, e il mio Luosha, che potrebbe essere tranquillamente Natasha o Bailu. Preferisco Luosha per un discorso di skill point, e forse Natasha è meglio di Bailu per eventuali CC, d'accordo? Comunque, l'idea di base qual è? Come abbiamo detto prima, abbiamo Daneng con una speed che va in base al superimpose di Dance 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 che avete. Io ad esempio ho Dance 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 S2 che mi dà 18% di advance forward, quindi ho Daneng con scarpe attacco con 122 di speed. Ora, lasciate stare i valori di attacco e crit perché per farvi questo esempio non ho i pezzi giusti, ok? Però semplicemente era per rispettare quello che vi dicevo qua. Ho scarpe attacco ma ho dei set totalmente a caso e non ho la rope per farvi vedere questa cosa, ma comunque questo è per farvi vedere come la rotazione viene, ok? Questa è la cosa che mi interessa, che tra l'altro anche senza valori Inhibitor fa un sacco di danni a prescindere, quindi anche se non avete una build perfetta su Inhibitor, non preoccupatevi che fa veramente un casino di danni a prescindere. Comunque, doppia tecnica di Ting Yun, vogliamo quella ultimate praticamente subito, e poi se volete quello di Luosha, l'importante è partire sempre con lui. Per quanto riguarda la technique, quindi entriamo in battaglia. Prima cosa che facciamo all'istante, Ting Yun ulta Inhibitor. Ora vedete che qua vi fa vedere di quanto action value, e vi ricordo, fate riferimento al video sulla speed che vi ho fatto, tiriamo su Inhibitor, quindi qua ultiamo lui direttamente. Ora, probabilmente Inhibitor viene attaccato e quindi la ulti viene ricaricata subito, non ci fa troppa differenza. Comunque la giocate normalmente come giochereste ogni volta. Adesso io normalmente, se io qua uso lo skill point per togliere la debolezza a lei, normalmente non avrei skill point, però tecnicamente questa qua attacca ad area, quindi mi attacca sempre. Poi, come vi dicevo, abbiamo Luosha più veloce di Inhibitor, perché tutto il nostro team è più veloce di Inhibitor, quindi in realtà rigeneriamo sempre lo skill point. Qua poteva essere Luosha, poteva essere Natasha, poteva essere Bailu. Infatti lei non mi ha attaccato, ma a me non fa differenza, perché io comunque posso fare il mio triplo attacco base e se voglio posso fare la ultimate subito dopo, non fa differenza. In questo caso preferisco fare l'ultimate subito dopo, perché così non perdo energy in caso io venga attaccato. Quindi faccio così, faccio l'ultimate. Normalmente è meglio fare l'ultimate prima del vostro attacco base, perché come abbiamo detto prima l'ultimate poi potenzia il prossimo attacco base, ma in questo caso specifico non voglio perdere energy in caso io venga attaccato. Tutto qui, ok? E come vedete nei cycle con Daneng ho fatto un attacco, ho 122 di speed, ma grazie all'ultimate di Ting Yun che ho fatto prima, e questo è fondamentale, grazie all'ultimate di Ting Yun che ho fatto prima con Dance Dance Dance, ho permesso a Inhibitor di far rientrare il suo prossimo attacco in cycle 0 di nuovo. Quindi grazie a questa cosa qua io praticamente faccio due attacchi a cycle 0 con Inhibitor, nonostante io abbia scarpe attacco, ma con la build giusta e con la build giusta in termini di speed come substat, e poi grazie chiaramente alla lightcon che ho su di lei, no? Quindi qua andate come fareste sempre, molto tranquillamente. Gli skill point, come vedete, grazie al fatto che principalmente utilizzate attacco base con questo team, ma anche se usate uno skill point in più non fa alcuna differenza. Come vedete io adesso ho addirittura più skill point di quelli che mi servono, perché io mi servono 3 skill point per il prossimo attacco e vabbè, è vero che qua avete il trotter, ma non abbiamo fatto fuori nessun trotter, ok? Quindi, niente, e qua avete fatto due attacchi a cycle 0, ovviamente con una build fatta bene, non con una roba HP più 0 come la sto usando io, e magari
decisamente pezzi fatti meglio, a voi questa cosa viene decisamente meglio, avete un potenziale di danno molto più alto, ma bene o male questa rotazione è molto tranquilla e da qua in poi in realtà fate le cose che fate di solito con le vostre Ting Yun, con i vostri personaggi, no? Come vedete io di nuovo ero ulti su Inhibitor grazie a Ting Yun, quindi in realtà non finirete mai gli skill point. Questa è una rotazione che vi fa fare da piano 1 a piano 10 del memory tranquillamente contro qualsiasi nemico. Se Deborah l'immaginario è meglio, io qua sto usando Silverwolf, ma se qua mettete Pela o mettete Yukong e il nemico Deborah l'immaginario, questa roba viene ancora meglio, d'accordo? Comunque, questa era la prova di questo secondo test. Ok, e rieccoci nel Catalab. Adesso inizia la parte un po' più teorica e un po' più chiacchierona. Allora, il test 3 praticamente è build con attacco, quindi scarpe attacco ma senza speed. E l'idea generale di questi team, ce ne sono una marea, potete fare delle combinazioni allucinanti a prescindere da cosa usate. È inutile che vi faccio vedere dei test perché ogni singola combinazione di personaggi, ogni singoli speed tuning, valori di speed che date ai vostri PG, cambia totalmente il come gioca Inhibitor con scarpe attacco. Comunque l'idea è che tutto il nostro team attacca una volta in più rispetto a Inhibitor in Cycle 0 e in Cycle 3, in alcuni casi anche in Cycle 2 in base a quanta speed avete, perché spesso volentieri vi capita che avete la vostra Ting Yun con 156 di speed o che ne so qualcosa del genere, e quindi può essere che attacchiate più di una volta anche nei cycle precedenti, oppure usate Dance 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 come Lightcon e quindi vi permette di fare, di cittare qualche attacco in più nei cycle, eccetera eccetera. Comunque il pro è che fai più danno perché hai una build concentrata puramente su attacco percentuale e doppio crit, quindi non perdi danno buildando speed tra virgolette. E l'altra cosa è che comunque la sfiga, diciamo, è che se non usi Ting Yun la ultimate l'hai molto meno spesso, ma tecnicamente con una build di questo tipo con attacco tu non vuoi avere l'ultimate spesso, vuoi far fuori il nemico più velocemente possibile, ok? Comunque in media voi avete l'ultimate di Inhibitor senza Ting Yun ogni 3 azioni e se avete Ting Yun solitamente ogni 2, ok? Quindi questa è la linea di base di questi team. La cosa positiva è che avete una libertà assurda nel buildare questi team, ok? Quindi potete fare Harmony più debuffer più healer, ok? Adesso, per quanto riguarda la sezione healer, apro chiudo parentesi, Lynx, Natasha, Luosha secondo me sono meglio perché togliere eventuali CC è sempre la cosa migliore, a meno che non giocate Bronya. Se giocate Bronya potete usare anche Jepard, potete usare anche Bailu senza problemi, insomma. Ma di base queste sono le opzioni che consiglio. Ci sono chiaramente le opzioni dove giochiamo doppio Harmony, quindi Danang buildato con scarpe attacco, full attacco, dove giochiamo o Bronya o Asta o Yukong o Ting Yun, più o Bronya o Asta o Yukong o Ting Yun, più leader, chiaramente. Ci sono anche altre opzioni molto carine dove noi giochiamo Inhibitor più magari Ting Yun, che sarebbe quella più adatta, ma comunque si può fare anche con gli altri tre Harmony in realtà, Clara o Luca perché chiaramente mette eventualmente il debuff e viene non so, ho visto anche persone farlo con Luca e viene bene, io preferisco Clara, quindi ho visto dei team con Inhibitor, Clara, Ting Yun più solitamente Luosha, ma va benissimo anche Natasha, qualsiasi cosa sia, viene molto bene. E nulla, sono, avete una libertà dei team un po' più ampia se giocate solo scarpe attacco, mentre come abbiamo visto prima nei team precedenti, se giocate scarpe speed, se optate per una build speed, vengono molto bene, ma dovete stare attenti a come buildate perché dovete seguire delle condizioni specifiche chiaramente, soprattutto per quanto riguarda l'ordine di attacco. E poi ci sono i classici team super hyper carry Inhibitor, dove one shottate tutto in un colpo solo, formati da Inhibitor più Bronya o Asta, ma spesso Bronya, più Yukong più Ting Yun. E questa tra l'altro la consiglio solo se buildate attacco su Inhibitor. C'è un caso dove potete buildare speed con la stessa strat che abbiamo fatto nella prima build, e però bisogna andare troppo nei dettagli e non posso farvela vedere, se non ve la posso far vedere ci perdiamo, ok? Quindi mi dispiace che non posso farvi vedere questa build nello specifico, però sappiate solo che il meccanismo è identico a quello della prima build, semplicemente al posto del healer ci picchiamo una Yukong 6 in mezzo, ok? Questa è l'idea di base. E per quanto riguarda invece in generale in un team full attacco, l'idea è che Inhibitor ha 102 di speed, la sua, ma tutto il resto del team è sopra i 134. Io tra l'altro, se riuscite, consiglio di raggiungere più di 143 su tutti
su tutti i personaggi che giocate vicino a Inhibitor, così che riuscite a ottenere un'azione extra anche in Cycle 2, che non fa per niente male e vi assicura di essere sempre a posto con gli skill point. Ovviamente non ragionatela sul Memory of Chaos che c'è adesso col Trotter che vi dà skill point, ragionatela anche sul futuro quando buildate questi team, ok? Perché una volta che spariscono i Trotter che vi danno skill point, chiaramente dovete ragionare su non ho più 2 skill point gratis ogni volta che faccio fuori un Trotter, ok? Quindi ragionate anche su quella. E comunque di base la regola generale è che appunto buildate almeno 134 su tutti i personaggi che giocate con Inhibitor e dovreste stare a posto. Per quanto riguarda invece le build di Inhibitor, allora qua c'è campo aperto e non. Allora, Banditry e Musketeer sia in 2x2x che 4x vanno benissimo, chiaramente, e io in realtà potete giocare quello che volete, tanto è forte uguale, ok? Però per ottimizzare, Banditry o Musketeer 2x4x giocano benissimo, e soprattutto nel caso in cui giochiamo scarpe attacco. Ma se stiamo facendo una delle prime due build che vi ho dato, che sembrano specifiche ma sono molto utilizzate, e possiamo anche optare per giocare il 2x dell'Hackerspace molto tranquillamente in combinazione con Banditry o Musketeer. Quindi sentitevi liberi di aiutarvi con la speed giocando il 2x dell'Hackerspace eventualmente. Ora, per quanto riguarda le statistiche, in generale vogliamo sempre crit damage o crit rate sul body. Se usiamo la light con di Blade e la light con di Inhibitor, chiaramente crit damage è l'opzione migliore, ma se utilizziamo Rutilant e utilizziamo qualsiasi light con che non sia una di quelle due, vogliamo crit rate sul body, chiaramente. Come ho detto, dipende principalmente dal planetary che usiamo. Rutilant è sempre l'opzione migliore, ma non necessariamente così tanto, ok? Space Heating Station funziona benissimo in ogni caso, quindi se dovete raggiungere 70% di crit rate, chiaramente, come dicevo, con le Lightcon che non sono quella di Blade e quella di Inhibitor, siete costretti a un body crit rate, con le altre due a un body crit damage. Ma non scarterei l'opzione di usare Space Heating Station, però fate attenzione a una cosa, e Inhibitor quando attacca usa 3 skill point. Se noi usiamo 3 skill point per fare un colpo, un attacco che non critta, è un po' sprecato. Quindi anche se usate Space Heating Station e non Rutilant, volete avere più crit rate possibile per ottimizzare il crit rate che avete. Ci sono delle build dove vuoi con Yukong, infatti per chi usa Yukong nel team con Inhibitor raggiungete il 100% di crit rate grazie alla sua ultimate, no? Quindi fateci attenzione, avere più crit rate secondo me è sempre più importante che avere crit damage su Inhibitor, anche perché lui nel suo set prende crit rate grazie alla sua skill, quindi io mi concentrerei sempre sull'avere più crit rate possibile, che poi voi utilizzate Rutilant o Space Healing Station non fa alcuna differenza, ok? Quindi crit rate maggiore crit damage su Inhibitor, perché lui prende crit damage da solo, questo è abbastanza fondamentale, e vogliamo crittare sui nostri colpi che tiriamo a costo di 3 skill point, importante. Per quanto riguarda quindi in generale le main stat sul body, crit damage o crit rate in base a quello che abbiamo appena detto, sulle scarpe in base alla strategia che state usando, se usate scarpe attacco chiaramente giocate con il vostro team che avete fatto per le scarpe attacco, se usate scarpe speed chiaramente giocate con in base a quello che abbiamo detto prima, quei valori che abbiamo detto prima. Sul planar possiamo usare imaginary damage o attacco, e sulla rope attacco percentuale. Ora, per quanto riguarda le substat, chiaramente crit, attacco percentuale, e in base alla build che fate, come nel secondo caso che abbiamo fatto, potete buildare speed nelle substat, no? Quindi nel caso della build con Dance and Dance che vi dicevo prima, chiaramente avete bisogno di speed nelle substat, in tutti gli altri casi e dipende dalla build che state usando, ok? Ma di media crit rate, crit damage, attacco percentuale e poi speed in caso vi serva. Ora, nella rope non abbiamo mai bisogno di energy regen, e semplicemente perché 3 attacchi base da 3x di Inhibitor ci rigenerano 40 di energy, e tra l'altro se avete la prima build fate attacco base più triplo attacco base più Ting Yun, non avete veramente mai bisogno neanche lontanamente. In generale se giocate Ting Yun non avete mai bisogno in ogni caso, infatti penso di averlo messo qua esattamente. Se giocate Ting Yun sicuramente non servirà mai la rope energy regen, ma in generale con 3 attacchi potenziati di Inhibitor in 3 azioni di Inhibitor sconfiggete dei nemici,
o venite attaccati sicuramente, quindi non avete mai bisogno di avere energy. Inhibitor ha 140 di energy, 120 di prendere i tre attacchi, 5 dall'ultimate, 15 di energy, interazioni, sconfiggendo nemici o venendo attaccati li ottenete, quindi non ce n'è alcun bisogno. Per quanto riguarda il planar, cose importanti: Inhibitor nelle trace non prende attacco percentuale, e tra l'altro il talento di Inhibitor gli dà tantissimo danno elementale extra, e fino al 60%, poi se avete lei 1 anche di più, ma quello è un altro discorso. E quindi non è sbagliato buildare attacco percentuale sul planar, ok? È meglio imaginary damage, ma se trovate un buon planar con attacco percentuale potete tranquillamente usarlo, non costringetevi sull'imaginary. Se trovate un buon planar con attacco percentuale, tenetelo in considerazione che funziona benissimo, d'accordo? Non siate così restrittivi su che tipo di danno state buildando su Inhibitor, tranne quando poi siate invece molto restrittivi quando buildate speed. Se dovete fare quelle build speed, quello è fondamentale, ma per quanto riguarda i danni non preoccupatevi, ok? Anche se avete un planar attacco molto bello, potete tranquillamente giocarlo, perché Inhibitor dall'attacco percentuale trae tantissimo valore a prescindere. Quindi yep, direi che questo è tutto quello che volevo dire su Inhibitor. Spero che questo video non sia durato un'eternità, e so che non vi ho parlato di Lightcon perché ne abbiamo già parlato prima che uscisse, e bene o male le Lightcon in generale, chiaramente avete quella di Blade, quella di Inhibitor, quella del simulette di Universe, Mols S5 funziona molto bene, Secret Vow S5 funziona, non mi fa impazzire, forse quella che mi fa impazzire meno, Under the Blue Sky funziona molto bene, mi sto dimenticando qualcosa... No, direi che queste 5 sono le 5 Lightcon che potete usare. Quindi vabbè, usate quello che avete, non stressatevi, chiaramente buildate in base a Lightcon che usate, se avete crit rate o no, ma comunque diciamo che questa rispetto alle altre guide era un po' diversa, e ero assolutamente intenzionato a farvi vedere più come potete giocarlo con dei setup speed, per farvi capire che il setup attacco è molto libero, quindi se non volete stressarvi con la speed potete giocare un setup attacco che funziona tranquillamente bene, perché lui fa dei danni allucinanti e non avete bisogno di seguire rotazioni specifiche in un setup attacco. Quando lui ha un setup attacco e tutti i tuoi alleati sono più veloci di te, la rotazione viene in automatico, mentre quando buildate chiaramente speed che sia nel test 1 che abbiamo visto, quindi con la cheat speed, quella dove letteralmente utilizzate Dance and Dance, oppure nella prima versione dove utilizziamo una rotazione specifica con Bronya, e vi assicuro che ci ho clearato tutto molto tranquillamente, è veramente spettacolare, se potete farla ve la consiglio, ma in generale quasi tutti i team vanno bene, non stressatevi su questo personaggio, è molto meno restrittivo di quel che sembra, e per chi gioca Qin Shui giocare Inhibitor sembra quasi che non consuma skill point, ok? Quindi... quindi ok, l'idea è un po' questa, ma fatemi sapere la vostra su Inhibitor e fatemi sapere come vanno i vostri clear di Memory of Chaos. Probabilmente vi pubblicherò i miei clear di Memory of Chaos e magari piano 9, piano 10 con gli account, con i vari account insomma. E tra l'altro vi ricordo che poi c'era una sfida 2v2 che facciamo su questo nuovo memory con la draft, sarà molto interessante perché questo memory 10 è particolarmente intenso senza i personaggi giusti, quindi vedremo come va a finire. Ma comunque, detto questo, grazie mille a tutti per aver guardato, spero vi sia stato utile, noi ci becchiamo alla prossima live o al prossimo video, e come sempre benvenuti a tutti i nuovi iscritti, grazie mille di insomma aver scelto di guardare i miei video, perché so che nella montagna di video che ci sono scegliere i miei mi reputo fortunato. Alla prossima, grazie, bella.